A Dio appartiene tutto l'onore e la gloria, noi rispondiamo. Amen. E io caddi a terra e udì una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: chi sei, Signore? Egli mi disse: io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Or quelli che erano con me videro sì la luce e furono spaventati, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi: Signore, che devo fare? Il Signore mi disse: alzati e va a Damasco, là ti sarà annunziato tutto quello che ti è ordinato di fare. Ora, siccome io non vedevo nulla per lo splendore di quella luce, fui condotto per mano da quelli che erano con me, e così entrai a Damasco.
Ora un certo Anania, uomo pio secondo la legge, di cui tutti i giudei che abitavano a Damasco rendevano buona testimonianza, venne da me e, standomi vicino, mi disse: fratello Saulo, recupera la vista. In quell'istante io recuperai la vista e lo guardai. Poi aggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca, perché tu gli devi essere testimone presso tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. Ed ora che aspetti? Alzati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il nome del Signore. Ecco, certo, e lo avevo nel cuore questo passaggio biblico, proprio in questa occasione. Forse qualcuno nei primi versi ha potuto pensare: beh, qui si parla dell'Apostolo Paolo, ma qui si parla, prima dell'Apostolo Paolo, si parla della conversione di un uomo. Che l'uomo fosse, era l'Apostolo Paolo, in quel momento era soltanto Saulo da Tarso, notoriamente conosciuto, conosciuto nel mondo giudaico, conosciuto di tutto il mondo ebraico, conosciuto forse anche in certi ambienti della Grecia, conosciuto anche in certi ambienti dell'impero romano. Era un uomo che aveva credenziali, e le credenziali sono notoriamente le fiducie o la fiducia che vengono attribuite a certi uomini, ma le sue credenziali, che lui pensava fossero nella volontà di Dio, notoriamente erano invece in un'altra direzione, era nella volontà dei religiosi. Ma non sempre la volontà dei religiosi è la volontà di Dio, e quella volontà si espresse, e quella volontà si esprime, e quella verità e quella volontà di Dio continuerà ad esprimersi. E noi ancora per questa parola possiamo rendere lode e onore e grazia a Dio, perché questa parola è parola di Dio, che ha riempito prima la nostra anima, che ha vivificato il nostro spirito e che continua ad operare, perché la parola di Dio non viene mai a vuoto, indietro. La parola di Dio produrrà sempre grazia, produrrà salvezza, produrrà conoscenza, produrrà presenza, produrrà la gloria di Dio. Amen. Gloria al nome del Signore. Ed ecco che Saulo sta raccontando, si trova in un'altra situazione, si trova davanti a tante altre persone, si troverà ad affrontare ancora la primitiva chiesa e i primitivi apostoli e discepoli che dubiteranno di lui. E gli sta raccontando quello che è avvenuto in quell'occasione. Sappiamo tante volte che il Saulo si portava a Damasco, stava sulla strada per andare a fare ulteriori razzie di quelli che si chiamavano della Nuova Via. Così si chiamavano, vero? Poi si chiamarono cristiani. Poi si chiamano cristiani. Poi si chiamano cristiani senza fronzoli. Poi si chiamano cristiani senza etichette. Perché cristiani, e cristiano significa fedele seguace di Gesù Cristo, il Signore. E Gesù non è monopolio di nessuno, perché Dio è l'Eterno, è il Signore dei Signori. Alleluia! Gloria all'Eterno Dio. Egli sta raccontando come miracolosamente il Signore lo abbatte dal suo cavallo, lo fa cadere dal suo orgoglio, dal suo io, dalla presunzione di conoscenza e anche dalla sua grande cultura dell'epoca. Sappiamo notoriamente che Saulo è stato un discepolo di Gamaliele, noto maestro dell'epoca, noto maestro di quei tempi, anche saggio, lo abbiamo visto, lo vediamo ancora nel libro degli Atti, lo vediamo anche dare consigli saggi in occasione di tumulti e soprattutto di concistori. Gloria al Signore. Amen. E Saulo rimane cieco, cade dal suo cavallo, cade per terra, sfolgorato da una luce gloriosa e meravigliosa, e lì per terra non capisce più niente, è quasi tramortito, non riesce più a connettere i suoi pensieri, ma c'è una voce che
immediatamente gli giunge all'orecchio: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Era una voce che ascoltava e sentiva solo lui. E gli disse: chi sei? Chi sei, Signore? Eppure Saulo, io sono convinto che se gli avesse fatto una domanda a quell'epoca, prima della caduta da cavallo, e gli avesse detto: tu conosci Dio? Saulo avrebbe risposto: certamente. Quanti ce ne sono che dicono di conoscere Dio, ma vivono senza Dio, vivono senza la guida di Dio, vivono senza il timore di Dio, vivono senza la benedizione di Dio, vivono senza la salvezza di Dio. E il desiderio di Dio è quello che tutto il mondo fosse salvato. E ripeterò sempre e ripeterò ogni volta il verso principe che ritengo dell'Evangelo, che è quello di Giovanni 3,16: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Meravigliosa questa parola, vita eterna. Ditelo con me: vita eterna. Ancora una volta: vita eterna. E un antico cantico dice: solo Gesù ce la dà, sia benedetto il nome del Signore. Ed egli sta qui a raccontare che il Signore gli indica, dice: vai a Damasco, vai da un uomo chiamato Anania, ti sarà detto tutto quello che devi fare. E il Saulo si trova che non vede più, c'è una cecità fisica nei suoi occhi, ma in compenso egli ha visto la luce. Egli ha già dentro di sé la luce. Gli occhi materiali non vedono, non deve ancora vedere, deve contemplare quella luce che c'è dentro di lui, che non è una luce fisica, non è una luce determinata da un particolare raggio del sole, è una luce della luce, è la luce di Dio, è la luce di Dio, è la luce della parola, è la luce di Cristo Gesù. Alleluia. Sia benedetto il nome del Signore. Ed ecco che troviamo il passaggio biblico che egli si reca obbedientemente da questo fratello Anania. Non è un grande apostolo, non è citato altrove, lo troviamo in questa occasione. E questo dimostra ancora una volta che quello che è importante non è il grande, l'appellativo davanti a quello che è il servizio dell'uomo verso Dio, perché l'unico soltanto grande, diciamolo insieme, chi è? Dio, Dio nella persona del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, alleluia! C'è gioia nel mio cuore. Se anche la mia voce è quella che è, ho una gioia nel cuore quando parlo di questa parola di cui me ne innamoro ogni giorno di più. Perché questo è Cristo. Cristo è la parola che entra in te, è la parola che trasforma, è la parola che vivifica, è la parola che ti dà la luce. Alleluia! Qualcuno anni fa mi burlava in una predicazione, un noto presentatore importante televisivo andava a sottolineare alcune parole in cui dicevo: Dio è luce, Dio è luce, e parodiava quelle parole, le parodiava alla sua maniera. Ho avuto tanta pietà di quell'uomo, ne ho avuto veramente tanta, perché ha cercato di ridicolizzare, cercò di ridicolizzare la luce della parola di Dio. Non abbiamo risentimenti con qualcuno o con nessuno, perché Dio ci ha dato un cuore perdonatore. Ma soprattutto chiediamo a Dio di perdonare quelli che non sanno, perché chi non conosce questa parola non ha luce. È chiaro che chiama in causa una Philips o una Osram, le marche che fanno le lampade, ma noi non abbiamo bisogno di avere lampade, perché la parola di Dio, come dice il Salmo 119, è una lampada sul mio piede, è una luce sul mio sentiero. Amen. Quante di voi siete stati illuminati? Date la vostra testimonianza, muovete le vostre mani, e siete solo una parte, siamo solo una parte, e questa luce continua,
continua. È la luce della parola di Dio. È la luce della parola di Dio. Sia benedetto il nome del Signore. E Saulo dentro di sé, chissà cosa poteva provare, ma penso che in parte possiamo comprenderlo tutti quelli che sono caduti dai vari cavallucci. Così mi esprimo. Saulo aveva un cavallo, noi abbiamo altri cavallucci, fatti dell'orgoglio, fatti della convinzione di saperne più degli altri, fatti della presunzione di non aver bisogno di niente. Vedete, chissà quanti ancora ricevono il messaggio anche per televisione, ma chissà quanti dicono: non ne ho bisogno, fammi girare. Stai facendo questo pensiero, fermati e ascolta la parola di Dio. Sia benedetto il nome del Signore. Tutti siamo caduti in una maniera o nell'altra, in maniera spirituale, in maniera morale. Saulo è caduto anche in maniera fisica. Lui ci voleva un tonfo di più, perché era più convinto degli altri, perché era un fariseo. E notoriamente sapete chi erano i farisei. E il Signore doveva fare un'opera senza ombra di dubbio. Il Signore aveva anche un piano glorioso. Saulo avrebbe cambiato la sua identità e il suo nome, la sua identità spirituale innanzitutto, e anche il suo nome, perché dopo la caduta e dopo che il Signore gli apriva gli occhi sarebbe diventato non più Saulo da Tarso, ma Paolo, discepolo di Gesù Cristo, apostolo di Gesù Cristo. Sia benedetto il nome del Signore. Ma perché il Signore scelse proprio Paolo o Saulo? Perché sapeva chi era e sapeva il cuore di Saulo, che nonostante tutte le cose che gli vogliamo attribuire e nonostante la presunta conoscenza, aveva una mancanza di conoscenza di Gesù Cristo, il Signore. Io voglio farvi una domanda e poi mi rivolgerò anche a loro. Io vi domando: conoscete veramente Gesù? Conoscete realmente Gesù? Lo domando anche a tutte quelle migliaia, se non decine di migliaia, che seguono ancora la predicazione televisiva. Voi conoscete chi è veramente Gesù? Sapete veramente chi è Gesù? Lo sapete se l'avete realizzato. E se l'avete realizzato, l'avete realizzato per la parola di Dio. Gesù è la parola. Gesù è la parola. Tutto è stato fatto per Lui. Niente è stato fatto senza di Lui. Tutto sarà continuato a fare per Lui. Anche quella gloria che noi vedremo nel Regno dei Cieli la vedremo attraverso Gesù Cristo, il Signore. Alleluia. Maometto ha la sua storia, Allah è ipotetico, altri idoli, altre religioni, e tante cose cambiano. Egli non è mai cambiato, è lo stesso di ieri, è lo stesso di oggi, è lo stesso di sempre. Alleluia. Vogliamo dare gloria a Dio col cuore. Gloria al Signore. Ed ecco che si trova davanti a quest'uomo umile, un servitore di Dio. Che bello, un servitore di Dio. Non un comandante della Chiesa, non un capo, perché troppo spesso l'umanità vuole trasferire i suoi gradi, le sue condizioni nel popolo di Dio. Il popolo di Dio è un popolo che appartiene a Dio, che conosce un solo capo nelle tre persone, ma un solo capo che è Dio, e in particolare la Chiesa come persona, il capo è Gesù Cristo. Amen. Bello, servitore, anonimo, lo ritroviamo in un paio di due o tre passaggi biblici, poi non se ne parla più, ma ha continuato e ha avuto da dare delle istruzioni importanti a un uomo che davanti a lui rappresentava un passato che se ne andava, un passato anche di una bella carriera, ma era lì nella sua cecità, era lì annichilito, abbattuto, confuso ancora, sapendo e non sapendo. Il Signore serve di questo umile servitore. Non ha preso Pietro. Poteva prendere Pietro? Poteva prendere Giacomo? Giovanni? I figli di Zebedeo? Ha preso un'Anania, che forse tanta gente non conosceva, stimato però, un cristiano fedele. Dice la scrittura che Anania era stimato da tutti i giudei
per la sua testimonianza. E questo è l'importanza del cristianesimo. La predicazione della parola non è affidata solo ai ministri, la predicazione della parola è affidata alla testimonianza personale. E voi che fra pochi minuti scenderete in quest'acqua di cui ne parleremo e che non contiene niente di speciale, voi scenderete in quest'acqua e voi testificherete, darete la vostra testimonianza, voi proclamerete in maniera testimoniale la vostra conversione al cristianesimo autentico, a un Gesù Cristo vero che picchia e ha picchiato alla porta del vostro cuore e che ha trasformato la vostra vita, come ha trasformato la vita di tanti, come trasformerà la vita di tanti altri, come continuerà a trasformare la vita di tanti altri. Amen. Sia benedetto il nome del Signore. Anania se lo trova davanti. Non ha avuto paura. Ha avuto un colloquio con lo Spirito Santo. Ma pensate che lo Spirito Santo si presenta materializzandosi, dando la mano, dicendo: sono lo Spirito Santo, fai questo. È un uomo di fede. È un uomo che ha sentito la guida di Dio, che ha ricevuto il messaggio di Dio nel suo spirito ed è pronto a metterlo in atto. Credete che lo stesso Mosè, il grande profeta di Israele, il liberatore del popolo, vi credete che ha parlato con Dio e ci ha parlato in maniera fisica? Non è stata la fede e la voce della fede che ha parlato nel suo cuore dalla liberazione al passaggio del Mar Rosso fino a quando il Signore non se l'è portato via? È una comunione. Comunione è la comunicazione spirituale. Non è nell'ostia, nel pane. Quello è un altro discorso, è un ordinamento. La comunione la possiamo avere, l'abbiamo tutti quanti con Dio, come l'abbiamo in questo momento. Unione comune, comunione. Siamo in comunione, abbiamo lo stesso spirito, gli stessi pensieri, il stesso desiderio di lodare Dio, la stessa richiesta di ricevere benedizioni da Dio. Non prenderò dell'acqua e benedirò. Non serve a niente. L'uomo non può né benedire né maledire, ma Dio ci benedice. Dio ci sta benedicendo. Dio vi ha benedetti. Dio ci ha benedetti. Dio ti benedice se lo vuoi. E quando Dio dice bene di noi, ha detto tutto. Dio disse bene di Saulo. E lo disse al suo servitore Anania. E notiamo le parole di Anania. Oh, Anania, ora un certo Anania, uomo pio, secondo la legge, di cui tutti i giudei che abitavano a Damasco rendevano buona testimonianza, venne da me e standovi vicino mi disse. Non lo chiamò Saulo. Non lo chiamò Saulo. Lo chiamò fratello Saulo. Antepose il termine più bello che possa esistere, un termine che nella maniera originale viene da quell'amore del Padre di farci sentire realmente legati gli uni agli altri da un vincolo d'amore e d'affetto senza pari, senza eguali, essere fratelli. E quante volte questo termine è bistrattato, è usato in una maniera, possiamo dire, erronea. A Napoli troppo spesso, fratello. Forse per molti andranno meglio altri titoli. L'amico, il camorato, il compagno. Non voglio fare politica. Ma questi qua sono miei fratelli. Sono nostri fratelli. Lavati col sangue di Gesù. Perdonati. Perdonati dal Signore, come è stato perdonato il mio peccato. Sono i miei fratelli e mie sorelle. Non hanno il mio stesso gruppo sanguigno, ma abbiamo insieme un gruppo sanguigno spirituale. Siamo stati lavati tutti insieme dal sangue prezioso di Gesù Cristo il Signore. E il sangue di Gesù ci purga, ci purifica da ogni peccato. Ci sentiamo puliti nel Signore. Alleluia! Anania lo chiama fratello Saulo. Per prima cosa
gli dice: recupera la vista. E in quell'istante dice Paolo: ex Saulo, io recuperai la vista. Si aprirono gli occhi. È stato necessario prima che si aprissero gli occhi dello spirito. Molti danno più importanza alla vita, alla vista materiale, che alla vista spirituale. Ci sono tante persone che dicono di avere dei buoni occhi, di vederci bene, ma in realtà non hanno la vista spirituale, hanno una vista limitata a quello che può essere un raggio d'azione più o meno lungo. Ma la vista spirituale è la vista dei figli di Dio. La vista spirituale ci fa vedere in un mondo dove non si può vedere differentemente, che è il mondo dello spirito. La vista spirituale ci fa mettere bene i piedi dove dobbiamo metterli, ci fa andare nella direzione opportuna, nella direzione giusta. Amen. Amen. Grazie al Signore, ce ne siete tanti che avete una vista spirituale. E questi bambini che nascono, c'è Vittorio, vorrei farvi avere la testimonianza di Vittorio, eh? Vorrei farvi avere una testimonianza di Vittorio. Quest'uomo fino a poco fa era nelle carceri, ma nelle carceri ha incontrato Gesù e ha cambiato il suo cuore. Alleluia! Il Signore ha dato la vista a Vittorio nelle carceri di Avellino. Sia benedetto il nome del Signore. Eravamo peccatori, eravamo. Non sono d'accordo per quelli che continuano a dire che lo siamo, perché ancora nell'Epistola ai Romani lo stesso Paolo dice: mentre eravamo peccatori, Gesù moriva per noi. Alleluia! Per redimerci. Sia benedetto il nome del Signore. Ed ecco che ricovera la vista, apre gli occhi. È il primo a vedere. Chi ha visto? Ha visto un umile servitore di Dio. Ha visto i lineamenti di Anania. Ma era più importante sentire la voce di Anania, perché Dio usava la voce di Anania per parlare al cuore di Paolo. Dio usa la voce dei suoi servitori per parlare ai cuori di quelli che vogliono udire, ascoltare, per mettere in pratica la parola di Dio. Alleluia! Sia benedetto il nome del Signore. Fratello Saulo, recupera la vista. E in quell'istante io recuperai la vista e lo guardai. Lo guardò. Fammi vedere chi mi ha chiamato fratello. Chi è questa Anania che mi ha chiamato fratello? E nel chiamarmi fratello ha avuto una potenza tale che nessun uomo ce l'ha. Nel nome del Signore mi ha ridato la vista degli occhi. Fammelo guardare. L'ha guardato e l'ha riconosciuto come fratello. Faccio a voi la domanda. Lo faccio anche a voi. L'ha riconosciuto come fratello? Non era più Saulo. Saulo con le sue fantasie, con la sua bella religione, con le sue credenziali, con la stima del popolo, con la stima degli uomini, Saulo era caduto dal cavallo. E il Saulo spiritualmente era caduto, e nella caduta Saulo veniva seppellito, veniva a morire. Quello che si rialzò non era più Saulo, era diventato Paolo, era diventato un figlio di Dio, stava per diventare un servitore di Dio, stava per diventare l'apostolo delle genti. Gloria al Signore! Che grande opera! Quanto sono i grandi piani di Dio! Che ne sappiamo di questi 24 fra fratelli e sorelle? Quanti di questi il Signore ha un particolare piano per voi? Cosa possiamo sapere? Non è necessario nemmeno saperlo. Se anche il Signore vi farà tutta Anania, io credo che potrete dire gloria a Dio. E anche fra voi, se potete rimanere soltanto degli Anania, possiamo dire insieme gloria a Dio. Anche quelli per televisione, se potete soltanto rimanere degli Anania, continuerete a dire insieme a me gloria a Dio. Sia benedetto il nome del Signore. L'ha guardato, l'ha visto.
E poi ha aggiunto, e gli aggiunse, il Dio dei nostri padri, gli sta parlando, e gli sta parlando un linguaggio che lui già conosceva. Non parlava ancora con una lingua sconosciuta, non parlava in altre lingue, stava parlando nella lingua che Saulo, il Paolo, aveva già conosciuto, quando dice il Dio dei nostri padri. E tutto il popolo ebraico sa, i giudei lo sanno, chi è il Dio dei padri. È bene che sappiano che il Dio dei loro padri è il Dio ancora nostro, è il nostro Dio, è il nostro Dio. E che Gesù Cristo è il Messia, colui che è stato mandato, l'unto di Dio, il Cristo. Amen, alleluia. Il Dio dei nostri padri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca. Che ne sapeva Anania? Che ne sapeva Anania? Solo lui aveva udito quella voce. La voce che diceva, vi ricordate? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Lui solo aveva udito quella voce, ma l'avrebbe udita ancora. L'avrebbe udita nello spirito. L'avrebbe udito da lì a poco ancora una volta. L'avrebbe continuato a udire per 3 anni in Arabia. Gloria al Signore! L'avrebbe udita quando avrebbe predicato. Avrebbe udito quando andava ad evangelizzare. L'avrebbe udito quando lo percotevano e lo percotevano di frustate, quando doveva scappare da un luogo all'altro perché alla stregua del suo maestro e del nostro maestro Gesù Cristo egli fu perseguitato in una maniera feroce, ma egli rimaneva fedele. Un giorno avrebbe detto delle parole che io vorrei che in questo momento le pronunciassimo tutti quanti: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Vogliamo ripeterle? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Gloria al Signore. Viene definito l'apostolo dei protestanti. È l'apostolo di Gesù Cristo. 13 libri certi del Nuovo Testamento sono stati scritti dalla sua mano, dalla sua penna, per ispirazione dello Spirito Santo di Dio. È un 14esimo, è un punto interrogativo. Ma 13 sono chiaramente attribuiti a quest'uomo che da persecutore divenne perseguitato, da oppositore di Gesù Cristo divenne un fedele servitore di Gesù Cristo. È il desiderio del vostro cuore? Fra pochi minuti succederà quello che successe in secondo momento a Saulo, a Paolo. Ed ecco la parte essenziale che vorrei dedicare proprio a voi e dedicare a quanti non hanno ancora fatto un battesimo volontario. Voglio riesprimere questo concetto. Battesimo volontario è quello che noi facciamo secondo il comandamento di Dio. Secondo Marco, Evangelo di Marco, capitolo 16, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, riporterà anche in altri Evangeli. Chi ha creduto sarà salvato, sarà battezzato. Chi ha creduto? Una fede personale, un'azione personale, una decisione personale. Ho quasi qualche volta detto 4 figli. Di questi 4 figli, 3 sono scesi già da tempo nelle acque battesimali. L'ultima a 18 anni non ha fatto ancora la sua decisione, perché è libera di farla, sarà libera di farla nel momento che sente che nel suo cuore c'è una comunione reale e concreta col Signore Gesù. Alleluia! E credo che questo è l'esempio di tutti quanti noi. Ho parlato di battesimo volontario perché involontariamente mi sembra che mi fossero stato battezzato quando sono nato, ma io non me ne sono mai ricordato, perché non ho mai ricordato nessuna esperienza, non avevo mai incontrato Gesù, mi avevano parlato solo di Gesù, si continua a parlare di Gesù, ma il Gesù storico non mi è mai interessato. Il Gesù storico ha un'importanza per la storia. Il mio è il vostro Gesù, il tuo Gesù, il vostro Gesù è Gesù vivente, Dio, figlio di Dio. Alleluia!
Questo è il vero Gesù. Un Gesù che è sempre sulla croce per tanti. Sta per tornare. Ritornerà. 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 I cristiani di un tempo si salutavano e si dicevano Maranata. I cristiani di oggi cosa dicono? Cosa dicono? Cosa dite? Maranata. Gesù viene, ma non per essere messo sulla croce. Prima della sua venuta sulla terra verrà a rapire la sua sposa. La sua sposa. Chi? La Chiesa. Quale? Quale Chiesa? È parola di Dio. Le membra che gli appartengono. Tutti coloro che fanno parte del suo corpo spirituale. No, non abbiamo differenziazioni nella scrittura. Non troviamo il clero e i laici. Troviamo una Chiesa, che uno possa essere un braccio e un altro possa essere il dito mignolo del piede. Non ha importanza. Facciamo parte dello stesso corpo. E se uno è una giuntura, fa parte sempre dello stesso corpo. Gesù verrà a prendere la sua sposa, fatta di servitori, fatta di fedeli e di fedeli discepoli. Amen. Alleluia. E intanto l'opera dello Spirito continua. Il Signore ogni giorno aggiunge coloro che lo ricevono per la sua parola. Ogni giorno ci sono migliaia e migliaia di incontri su una via pseudo di Damasco. C'è chi lo incontra a Foggia, l'ha incontrato a Foggia. C'è chi l'ha incontrato a Casal di Principe. C'è chi l'ha incontrato nelle carceri di Avellino. C'è chi l'ha incontrato nel luogo forse più bello della terra. Ma tutti quelli che hanno incontrato e lo hanno riconosciuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Figli di Dio non si nasce. Figli di Dio si diventa, come sono diventati questi cari che saranno a testimoniare in queste acque, che è acqua normale. Vediamo prima cosa gli fu detto a Paolo. Il Dio dei nostri padri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto. Chi è il giusto? Chi è il giusto? Gesù Cristo. E a udire una voce dalla sua bocca. Perché tu gli devi essere testimone presso tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. Allora possiamo dire testimone oculare, testimone uditivo. Testimone in tutto. I figli di Dio siete tutti testimoni di Gesù Cristo. Lasciate stare quelli che si chiamano testimoni. I testimoni veri sono quelli che testimoniano il vero della parola di Dio. Alleluia. Gloria al Signore. Ma il verso 16 è quello che voglio dedicare a loro. E che Dio mi dà grazia. Voglio dedicare a molti di quelli che sono lì, che non vediamo. Essi vedono noi. Noi non vediamo loro. Dio li vede però. E anche a molti che sono qui, forse per la prima, le prime volte. Questo verso glorioso. Ed ora, che aspetti? Quanto è meraviglioso. Ed ora, che aspetti? Forse va tanti cristiani che stanno ancora aspettando. Cosa aspettano? Quando mi sono convertito 40 anni fa circa, c'era chi aspettava un vestito nuovo per entrare in chiesa. Allora ci voleva in un certo senso cravatta. Oggi siamo o sono quasi tutti in casual. Ma sono nate altre scuse. Più in là. Rimanderò. Fra qualche anno. Fra qualche tempo. Come se fossimo padroni del tempo. Noi non siamo padroni di niente. Riconosciamo in Dio il padrone della nostra vita. Questo appello l'hanno ricevuto prima loro. L'hanno sentito nel cuore. Hanno avuto una voce spirituale che ha detto loro: ed ora che aspettate? Che aspetti? Ma quello era Paolo. Quello era Paolo. Lui è Antonio. I loro nomi sono i loro nomi. Davanti a Dio
non c'è diversità. L'amore di Dio è per tutti gli uomini. Quando Gesù sulla croce ha detto tutto è compiuto, l'ha detto per me, per voi, per tutti quanti, per quelli che devono ancora aggiungersi, per quelli che già sono stati fedeli alla chiamata e stanno in paradiso aspettando che arriviamo anche noi. Alleluia! Ed ora che aspetti? Immediatamente. Ma mi direte, per noi c'è stato bisogno di un tempo, c'è stato bisogno di un ammaestramento. Ma voi non siete rimasti ciechi 3 giorni. Non siete rimasti colpiti in quella maniera da un uomo che conosceva almeno tutto l'Antico Testamento e lo conosceva perfettamente. Conosceva quello che era la parola di Dio nel popolo ebraico, l'Antico Testamento. Alleluia! Alzati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il nome del Signore. Fra pochi istanti scenderanno nelle acque battesimali, potremo non dare tutti loro a quello che sarà e quello che è il programma televisivo, sarà una parte di loro, ma la testimonianza dell'uno è uguale a tutte le testimonianze degli altri, perché insieme possiamo dire quello che posso dire anch'io, quello che ho già detto prima citando l'Epistola ai Romani. Eravamo peccatori, ma il sangue di Gesù ci ha lavato, ci ha purgato, ora siamo figli di Dio. Non è l'acqua che laverà il peccato, non è l'acqua che li salverà, l'acqua è un tipo, è un simbolo di lavacro, ma anche un simbolo un po' diverso, simbolo di soffocamento dell'uomo vecchio, soffocamento sì, no, non fisicamente, parlo in senso spirituale, perché questo è uno dei simboli più importanti che dà la scrittura al battesimo cristiano. L'uomo vecchio rimane sul fondo di una umile vasca fatta di normale acqua potabile, senza, vuoi sapere la temperatura? Ambiente. Alleluia! Ma è un simbolo. Sono già salvati. Muovete le vostre mani, siete salvati? Perché hanno già accettato il lavacro mediante lo Spirito del Signore. Il sangue di Gesù li ha purgati e purificati. Già la loro intenzione di scendere in queste acque li ha posti davanti a Dio in una maniera chiara, teologica, dottrinale. Alleluia! Scenderanno nelle acque solo per testimonianza. A chi? A voi? A me, agli angeli che non vedete, che sono a miriadi qui raccolte, a Gesù il Signore che è presente, Gesù il Signore che è presente, e testimonianza a quelli che credono che basta la propria buona religione, fare qualche buon fioretto e hanno sistemato la vita spirituale. Accostatevi alla parola di Dio. Ricevete la parola di Dio come l'hanno ricevuta loro. Essi saranno battezzati di una formula, e questo lo dico a coloro che vogliono per forza e per forza cambiare le cose. Sono battezzati secondo la formula che ha dato la bocca di Gesù. Saranno battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo cristiani evangelici trinitari. Alleluia! Gloria al nome del Signore. Ricordatelo, la vostra testimonianza è importante. Paolo, dopo il battesimo, comincia le sue sofferenze fra i fratelli stessi. Non gli credono, hanno dei dubbi, hanno delle perplessità. Perché? Perché è stato un persecutore, ha fatto tanto del male, lui se lo ricorderà per tutta la sua vita, lo dirà tante volte: io sono come l'abortivo, io non merito, non meritavo, perché ho fatto del male ai miei fratelli, alla Chiesa di Gesù Cristo. È qualcosa che si porterà come purgamento, come purgatorio nel cuore. Ma il Signore ne fa un apostolo eccellente, un servitore ripieno di gloria e di potenza.
non bello di aspetto, perché riceverà anche una scheggia, come la definisce lui, di Satana sul volto. Pregherà il Signore, il Signore te la mia grazia, ti basta. Voi scenderete nelle acque, sarete fedeli testimoni di Gesù Cristo. Ho detto di Gesù Cristo. E dicendo di Gesù Cristo siete e sarete fedeli testimoni del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questo è il giorno che nel cielo ci sarà una festa particolare. Siamo già noi festosi. Non festeggiamo con bottiglie di champagne. Festeggeremo a maniera mondana. La festa deve portare gioia e allegrezza nel cuore. Ci avete gioia e allegrezza nel cuore? Ce l'abbiamo? Chi non l'avesse in questo momento è perché sta ragionando un poco troppo. E la fede non è ragionamento. La fede è ricezione. Ricevere la parola. La parola viene dall'udito o dall'udire. E l'udito e l'udire viene dalla parola di Dio. E la parola di Dio porta fede nel cuore. E la fede porta pace. E la fede porta gioia. E la fede porta consolazione. Che Dio vi benedica. Voglio invitarvi ad alzarvi un istante. Come di consueto, prima di passare ai battesimi, voglio pregare un istante per i nostri amici che sono per televisione. Amen. Poi continueremo con la preghiera, poi continueremo con i battesimi che avremo modo appunto di far vedere fra breve. Alleluia! Diamo gloria al Signore. Vogliamo chinare il nostro capo. Padre Santo, Padre Buono, veniamo a te nel nome di Gesù per glorificarti, ringraziarti. Abbiamo riconosciuto che tu ci hai dato una famiglia meravigliosa, una famiglia aperta, dove si aggiungono ogni giorno, dove non ci chiamiamo signor Tizio o signora Caia, dove ci chiamiamo e ci chiamiamo con un sentimento profondo che tu hai messo nel nostro cuore. Ci chiamiamo fratelli, sorelle in Gesù Cristo. Fa che i nostri amici siano e diventino altrettanto fratelli e sorelle, che questa parola possa aver toccato il loro cuore. Tu li ami come hai amato noi. Continua ad amarli, oh Padre. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Alleluia. L'Eterno avanza nella potenza, e noi marciamo nel suo nome. L'Eterno avanza nella potenza, e noi marciamo nel suo nome insieme. L'Eterno avanza nella potenza, e noi marciamo nel suo nome. L'Eterno avanza e noi marciamo nel suo nome. Marciamo nel suo nome. L'Eterno avanza nella potenza, e noi marciamo nel suo nome. L'Eterno avanza nella potenza, e noi marciamo nel suo nome. L'Eterno avanza nella potenza, e noi marciamo nel suo nome. Alleluia, alleluia al Signore, alleluia.
stasera, Gesù il Re dei Re. Signore, tu sei il mio Dio, io ti esalterò, alzerò le mani a te e ti adorerò. We'll be right back.